Presidente, perché questa riunione oggi? Grande. Beh, la riunione è andata benissimo, nel senso che si è incardinato il provvedimento rispetto alle nove materie, ovviamente non verranno trattate tutte contemporaneamente con una gradualità, si partirà dalla protezione civile e sarà l'occasione di dimostrare che stiamo parlando di un decentramento amministrativo che migliora la vita dei cittadini, tutto qua. Quanto tempo ci vuole per iniziare ad avere queste nuove materie? Ma guardi, noi come Regione Veneto i compiti per casa li abbiamo fatti, troverete, avrete anche a disposizione un quadro sinottico che vi dirà quali materie ogni regione ha chiesto in via, diciamo, prioritaria. Dall'altro penso che sarà necessario un ulteriore confronto con i ministeri rispetto alle funzioni, perché noi non chiediamo materie ma funzioni delle materie. Quindi non si andranno a creare i 20 ministeri di, ma si chiederanno delle funzioni all'interno dei ministeri, quelle che sono delegabili. Ci sono le regioni che sono dietro, forse si rischia anche di arrivare, diciamo, anche col referendum incardinato contro l'autonomia. Ma io penso che il referendum è un istituto democratico, come lo sono i ricorsi avanti alla Corte Costituzionale, vanno rispettati questi ricorsi, va rispettata questa richiesta referendaria, ovviamente va rispettata anche l'autonomia della Corte che si esprimerà. Dall'altro c'è da dire che sono estremamente convinto che quando si vedranno nero su bianco le funzioni per ogni singola materia si capirà che è veramente un progetto fatto con il cuore, un progetto a beneficio di tutti, da nord a sud, e non lo spacchettare. C'è l'unità del governo su questi temi. Ma guardi, io penso che quando si vedrà la fase operativa si capirà, insomma, che se tu chiedi la funzione fare le ordinanze di deroga in caso di calamità naturale in una regione, dare modo di farle fare al Presidente di Regione, non vuol dire smantellare la Protezione Civile Nazionale, ma vuol dire essere più efficienti e rispondere ai cittadini che magari... Sul commercio estero, prego. Il Ministro Tajani, che è anche Vice Presidente del Consiglio sul commercio estero, dice è già codificato il fatto che le regioni possono valorizzare alcune peculiarità del territorio. Il Vice Ministro, sempre degli esteri, di Fratelli d'Italia, dice la devolution è impraticabile. E poi c'è un altro tema che è il tema con la politica UE, e qui Tajani dice è già codificato cosa possono fare le regioni. Penso che ci dovremmo confrontare, visto considerato che ci sono delle funzioni, le avrete poi immagino divulgate dal Ministero, sulle quali vogliamo fare un ragionamento, ma il che non vuol dire smantellare il commercio estero, sarebbe stupido fare questo, vuol dire piuttosto rendere efficiente, che so, la promozione di alcune produzioni che non sono solo agroalimentari ma anche industriali, che sono magari tipiche di una regione, piuttosto che una regione è interessata a un particolare mercato che è fuori dai circuiti, diciamo, quelli canonici, per promuovere delle produzioni particolari. Questo accade, del resto è anche vero che già lo facciamo in parte, va codificato. Presidente, Forza Italia dice anche che bisogna, e non solo Forza Italia, in realtà anche una parte del Fratelli d'Italia, che sarebbe meglio aspettare la definizione di tutti i LEP prima di procedere anche sulle materie non LEP. Da questo momento, oggi, da questo punto di vista, oggi cosa è emerso? Il tema è che dentro i ministeri, come dire, si faccia un po' melina in modo da ritardare anche la definizione. No, non penso questo. Il ministro Calderoli ha fatto un ottimo lavoro, lo ha fatto il governo nel prendere delle decisioni. Ricordiamo che questo governo, dopo anni di refrain nel quale ci dicevano non si può fare l'autonomia se non ci sono i LEP, questo governo nel dicembre 2022 per la finanziaria 2023 ha imposto la definizione dei LEP, quindi è grazie a questo governo. È altrettanto vero che grazie a questo governo c'è una legge per parlare che ci permette di trattare di autonomia. Penso che noi dobbiamo essere rispettosi di queste leggi, non siamo la pattuglia acrobatica, siamo qui in funzione di leggi approvate dal Parlamento. Il Tajani non ha capito, non ha letto la legge che ha votato. No, io non sto dicendo questo. Penso che leggendo l'articolo 1 della legge qualsiasi cittadino capisce che questa non è un'attività sovversiva. Del resto non sono le regioni che hanno approvato la legge, ma la legge del Parlamento. Ma io non voglio fare polemiche con nessuno, le trovo anche sbagliate. E penso che sia anche ragionevole che ci sia qualcuno che pone anche dei dubbi, perché i dubbi, diciamo, l'avere un catone censore che di volta in volta